Amici della Pallanuoto, a tutti la buona serata. Oggi è mercoledì, giornata in cui si gioca, noi è la stessa giornata in cui registriamo, per cui forzatamente parleremo e sviscereremo quello che è successo fra sabato scorso e oggi, aggiornandoci praticamente alla prossima puntata per ciò che succede questa sera. In tale circostanza abbiamo due grandi ospiti, come di consueto. Accanto a me Massimo Fondelli, che ricordo, fra parentesi, oro a Berlino 78 nei mondiali, ma soprattutto presidente di quella MySport che ha mirabilmente organizzato e confezionato questo bellissimo, strepitoso Nico Sapio, di cui parleremo. Ciao Massimo. Grazie, grazie, ciao a tutti. Uno dei giornalisti più qualificati di pallanuoto, da anni, da millenni ne parla, millenni fra virgolette evidentemente, Claudio Mangini del secolo XIX, ma oltretutto una delle menti di un nuovo sito che si chiama Water Polo Italy, che finalmente nasce in Liguria, perché abbiamo tanti siti altrove, a Napoli e tanti altri posti, ma questo mancava, e poi Claudio ci spiegherai perché. Grazie di essere venuto. Buongiorno a tutti. Buonasera. Bene, a tutti. Come di consueto, noi velocemente facciamo un riassunto del campionato per vedere che cosa è successo fra le squadre in questa giornata. Basta un tempo alla Prorecco per regolare il Bogliasco nel derby ligure. In turnover, fuori Aicardi e Fondelli, dentro Bruni e Alesiani, autori rispettivamente di 2 e 1 gol, la squadra di Bujosinovic parte con un sontuoso 6-1 dopo un tempo, reagendo al gol iniziale di Divković. Arrotondano Sukno con 3 gol, Figlioli e Deceniche con 2. Nel Bogliasco, seguito con fedeltà in panchina da Gianni Fossati nonostante gravi problemi familiari, in evidenza Guidaldi, Gambacorta e Gandini, che si permette di trafiggere Tempesti con un tiro dai 5 metri. In chiusura esordiscono i portieri di riserva Pier Pellegrini e Massimo Dufour. Prima vittoria del Savona alla Monumentale di Torino in casa del Torino 81. Con la squadra di Aversa in vantaggio per 3-2, Antona ha il merito di parare in 5 metri a Berzic, che avrebbe decretato il doppio vantaggio dei piemontesi. Poi nel finale, con reti di Gunas e doppietta di Damonte, la squadra di Angelini si assicura i 3 punti. Ancora una sconfitta per il quinto, fermo a 0 punti. Mantiene l'equilibrio per 2 quarti, poi sul 3-2 la squadra del genovese Piccardo, la Pallanuoto Trieste, dimostra di essere assai temibile fra le mura del centro federale bianchi. I giuliani firmano un parziale di 4-0 con reti dell'ex Jug Obradovic, doppietta di Petronio e il giovane Podgornik. Ferma la Canottieri, che si gusta ancora la vittoria sul Terasa in Coppa, che posticipa il derby con il Posillipo. Vincono BPM Sport Management sulla Roma Visnova, che priva di Pappacena regge un tempo soltanto, con 4 gol del solito Petkovic. E il Brescia, che passa Napoli sponda acqua chiara. Subito in vantaggio per 3-0 la squadra di Bovo, quella di Porzio rimonta sfruttando il gran lavoro di Krapić ai 2 metri, poi in chiusura le reti di Bertoli e Ubovic chiudono il discorso sul 14-7 per gli ospiti. Chiude una brutta sconfitta della Lazio in casa dall'Ortigia per 6-9. Bene, Mamo, io direi di far parlare ciascuno di voi un po' delle proprie cose inizialmente, perché è doveroso e piacevole. Il Memorial Sapio, che non è proprio pallanuoto, ma è talmente importante che insomma vorrei soffermarci. Nico Sapio ormai è diventato un evento internazionale importante, riconosciuto diciamo nel tutto il mondo del nuoto. Anche la federazione si è accorta che è una manifestazione che diventa molto importante, quindi quest'anno c'è stata una grossa collaborazione con la federazione, la quale ha portato tutti gli atleti diciamo migliori che in questo momento erano disponibili. Direi che tutti gli anni cerchiamo di migliorarci, di fare qualcosa di più. Il successo è scontato quando tu metti in acqua 2 o 3 medaglie d'oro delle Olimpiadi, cioè o vai a Rio o vieni a Nico Sapio se le vuoi vedere. Certo. E quindi ho visto che il pubblico risponde sempre alla grandissima. Quest'anno avevamo, mi sembra, 1400 presenze gara, cioè una cosa incredibile, 90-70 squadre, una cosa del genere. E quindi, insomma, poi è chiaro che quando arrivano i big, insomma, tutti impazziscono dietro a questi ragazzi, che sono anche dei bei ragazzi, la verità. Sia detti che Paltrinieri. Sì, sì, esatto. Poi ci sono quelle storie fantastiche come quella di Irving, no? Che è quello che ha vinto le Olimpiadi a distanza di 16 anni, insomma tutte cose molto interessanti. Nel frattempo un po' di droga, un po' di smarrimento, esatto. E poi si è ripreso. Ieri sera abbiamo fatto la cena con i campioni, e è il momento in cui li puoi avvicinare in un modo un po' diverso, no? Che dalle gare.
comincia a vedere le loro, quindi il loro carattere, le loro cose. Gli americani sono un po' esuberanti, devo dire la verità, quando poi finiscono le gare si lasciano un po' andare. Comunque, tutti divertenti, tutti molto simpatici. E oggi avrebbe dovuto essere qua anche Enzo Barlocco, ma ha dovuto accudire questi americani che sono un po' pretenziosi, quindi ce l'ha portato via. Claudio, fra poco arriveremo anche a te, perché mi sembrano due discorsi legati, nel senso che il nuoto tutto sommato non è un grosso spettacolo, è abbastanza noioso, però se si vende bene uno sport come questo genere, come loro sanno farlo. Sì, perché ieri si è visto veramente l'entusiasmo e il diventare persone, cioè il fatto che certi atleti siano diventati personaggi, al di là di Detti Paltrinieri, Bocchia, che non è un numero uno ma è un ottimo nuotatore, ha battuto Erwin, appunto l'americano, con questa storia particolare, e alla fine è andato corso verso il pubblico, ha tirato gli occhialini, la cuffia, cioè c'è anche una consapevolezza di sapersi anche un po' vendere come... Ecco. Come personaggi, e quindi questa è una cosa che in questo caso secondo me può anche funzionare da lezione per la pallanuoto. Bravo, volevo proprio arrivare lì, un po' come aveva fatto a Maurice Perez a livello personale. Bene, allora noi andiamo al livello di bordo vasca, cominciamo a sentire un po' di voci, alcuni nell'intento di far sentire quello che dicono, altri nell'intento di farveli conoscere. Ci sono stati degli esordi. Cominciamo a sentire Daniele Bettini che esamina la partita. Diciamo che il bicchiere Correco non si può guardare. Noi abbiamo fatto il nostro giocando sempre, cercando di tenere il pallone del gioco e di fare il nostro. È ovvio che Correco è difficilissimo, è complicatissimo, però direi che a tratti siamo riusciti a fare qualcosa di buono. Non è una partita che può essere tanto analizzata, tanto sviscerata, però ho visto cose buone da tanti dei miei e altre meno buone su cui possiamo lavorare. Diciamo che in previsione della partita di mercoledì contro il Torino è stato un ottimo allenamento, molto molto positivo. Ecco, Torino 81, neopromossa però con parecchio accredito. Assolutamente, quest'anno tutte le squadre partono dallo stesso piano, non ci sono Cenerentole, non ci sono Cuscinetti, qua tutti si gioca e si gioca forte. Incontriamo in casa, il nostro obiettivo è ovviamente in casa nostra fare il 100%, quindi siamo pronti, siamo carichi, cercheremo di imporre il nostro gioco anche mercoledì. Ecco Claudio, piscine non tanto piene, anzi mezze vuote, diversamente dalla nazionale, vuol dire due situazioni diverse dal punto di vista mediatico. Voi siete nati con questo nuovo sito, mi sono permesso di dire che va a controbilanciare l'egemonia napoletana, è così o no? Vi ripromettete anche di spingere, di pungolare per Ma ovviamente una maggiore immagine. Sì, cioè è nato perché credo che come in acqua la Liguria sia leader in questo momento in pallanuoto, ci volesse anche magari una voce specialistica. Francesco Grillone aveva questa antica passione, aveva già guidato un paio di siti con un gruppetto di gente appassionata che qualcosa di pallanuoto credo ne sappia. L'abbiamo rilanciata. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata proprio un'inchiesta, sentendo non proprio gli ultimi arrivati, perché abbiamo sentito da Rudic agli allenatori di ai CT di Ungheria, Serbia, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto proprio un'inchiesta sulle nuove regole. Magari ne parliamo dopo, ma quello che è venuto fuori, alla fine la sintesi è... L'unica cosa su cui bisogna lavorare, più che dal punto di vista tecnico, è il marketing. Quindi questo è il succo. Bene, torniamo a bordo vasca. Sentiamo due atleti, uno per parte. Di Somma, che è l'ex di turno, che questa volta non ha segnato, e Cristian Gandini, che arriva invece dal Sori, che si è inserito molto bene, che ha una caratteristica particolare. È un professionista della prestigitazione con le carte. Insomma, fa dei giochi pazzeschi e riesce anche a mantenere alto il morale dei suoi durante i ritiri. Oh, ma il gol non importa. Abbiamo giocato bene. All'inizio è stata un po' dura, eravamo gol a gol.
a parte il primo tempo, poi ci siamo fatti un po' recuperare, poi siamo riusciti comunque a distaccarci, a gestire la partita. Sicuramente con Bugliasco è sempre un'emozione particolare, è sempre una squadra, comunque la mia squadra dove sono nato, tutti i miei amici e i miei compagni, quindi è sempre una situazione molto particolare. Sicuramente fa piacere, però a parte questo noi dobbiamo lavorare, mercoledì abbiamo una partita importante in casa contro il Torino, quindi sì, due gol a Prolecco va bene. Pensiamo a mercoledì, che è per noi davvero importante mercoledì col Torino. Non era questa la partita in cui dovevate dimostrare di vincere? No, questa partita qua noi dovevamo sicuramente cercare di come minimo non prendere un capottone, perché loro se li fai giocare ci vogliono il pallottoliere davvero, e dovevamo un pochino riprenderci dalla brutta prestazione di Visnova. Con loro non è facile, c'è tanto da lavorare. Bene, abbiamo circa un minuto e mezzo alla fine di questo primo blocco. Vorrei iniziare a sviscerare uno dei seri problemi che si annidano quest'anno nella pallanuoto, cioè il tentativo ancora una volta di cambiarla, di cambiare le regole. Comincerei, ce ne sono tante di queste possibili novità. Comincerei dal tiro dei 5 metri, quello che ai vostri tempi non esisteva, quello che alcuni dicono è stato creato apposta per Sapic perché aveva queste caratteristiche e che adesso però favorisce alcune squadre che forse non sono fortissime ma che hanno un tiratore. Tanto Sapic quando era Camogli, io l'ho visto quando era Camogli, era a 7 metri. Già. E quindi l'hanno portata dopo, quindi non è sicuramente stato fatto per lui. È una regola che ovviamente io faccio fatica, no? Perché nel mio mondo della pallanuoto che ho vissuto io non era così, e quindi alla fine tu imposti proprio su questa giocata che è diventata la giocata più importante, mentre prima la giocata importante era l'entrata in porta o il centroboa un po' meno. Questo significa che si fa di tutto per ottenere il fallo in quella per posizione. Per ottenere il fallo, eccetera, eccetera. Io però devo fare un'ammenda che è questa. Quando mi è stato detto che si faceva la pallanuoto a 25 metri, che hanno fatto gli esperimenti anche a Genova con la nazionale, ovviamente io ero contrario per partito preso. Poi ho visto un po' di partite della nazionale a 25 metri, sinceramente alla fine non mi accorgevo neanche che era 25-33, e ho apprezzato invece alla fine della partita il maggior numero di controfughe, questo e quell'altro. Quindi bisogna guardare le cose, bisogna vederle, cioè dire troviamo, mettiamo a priori, è meglio e peggio. Quindi sono curioso di sapere cosa ne pensano invece quelli che l'hanno sicuramente vista e l'inchiesta che ha fatto Waterpolo Italia. Lo sentiremo fra un attimo, ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità e poi nuovamente assieme.